Bentornati, rieccomi dopo tanti altri mesi. Pian piano sto ingranando, devo dire la verità, da quando insomma sono passata da quasi un anno. Ih, c'è l'unicorno. Quasi un anno senza fare video, ora da luglio ad oggi, insomma, più o meno, pian piano ritornerò alla routine di un tempo, mi auguro. Non dico nient'altro perché altrimenti mi tiro i piedi da sola, quindi evitiamo. Ce la faremo, ritorneremo più forti di prima. Allora, oggi, perché ho fatto questo video? Perché mi sono decisa a farlo finalmente, perché sono stata a Milano, ho fatto un po' di acquistini e poi, visto che sto utilizzando un po' di prodotti di cui vi ho parlato in uno scorso video, volevo un attimino parlarvene. Però volevo parlarvi degli ultimi acquisti che ho fatto. Vi dico già che li ho già utilizzati, vi dico già alcuni. Allora, sono stata da Sephora qualche settimana fa, esattamente il 20 ottobre, perché era il compleanno della mia migliore amica, e ho fatto un po' di acquisti da Sephora. Allora, innanzitutto ho preso un po' di maschere in tessuto, di cui una utilizzata. Io ho preso queste qui di Tony Moly, queste due, anche l'altra mi sa che è di Tony Moly, queste due qui all'avocado e quest'altra al... Che cosa sarebbe questa verdura? Non lo so. Comunque ho provato solo questa qui fino ad ora. Questa è una maschera nutriente, molto molto nutriente, l'ho già utilizzata. Vabbè, io le adoro queste maschere. Effettivamente la pelle ce l'avevo abbastanza secca, io cerco di fare maschere almeno una volta a settimana, ce l'avevo molto secca e davvero molto 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 nutriente e dà anche un effetto illuminante, dovrebbe, credo. No, bugia, non è illuminante, questa qui è illuminante perché infatti mi dice maschera le alghe, rende la pelle luminosa e radiosa con la freschezza del mare. Queste sono le alghe, abbiamo capito quali verdure sono. Vabbè, poi ho preso anche queste due per il contorno occhi, che non ho mai provato, sempre anche loro di Tony Moly, con il pandino, vedete che carino, e non le ho mai provate queste, voglio provarle, vi farò sapere come sono, perché io, come sapete, ho un problema alle borse, neanche alle occhiaie, ma soprattutto alle borse, quando dormo poco, quando sono stanca, particolarmente ora, cioè in questo periodo in particolare, sono stanca, stressata, quindi insomma ho bisogno di dare un attimino di freschezza alle mie occhiaie, che non ce l'hanno assolutamente. Comunque, altre cose che ho preso, mi è caduto, ho comprato finalmente il Better Than Sex, mi cade tutto dalle mani, il Better Than Sex di Too Faced, finalmente posso buttare lo scatolo perché non ne potevo più, perché volevo farlo vedere a voi, quindi mi sono trattenuta finché ho potuto, ma comunque l'ho utilizzato, ed è appunto il famosissimo mascara di Too Faced, il Better Than Sex, bellissimo col suo packaging, molto leggero devo dire, e l'ho già provato, devo dirvi la verità, io da poco ho tolto l'extension alle ciglia, quindi le mie ciglia sono molto 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 corte in questo momento, devono riprendersi un attimino, quindi il vero effetto di questo mascara al momento non lo vedo, infatti cercherò di utilizzarlo poco finché le mie ciglia tornano come erano prima, come avevo come un tempo, dopodiché ritornerò ad utilizzarlo, perché utilizzarlo adesso con queste ciglia sfigatissime non ha senso, sono molto molto corte, ci sono tutte, ma sono corte 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 corte, quindi questa cosa mi irrita particolarmente. Altra cosa che ho preso è una base di Make Up For Ever, questa qui, e sarebbe l'Ultra HD Perfector. In realtà non è un fondotinta vero e proprio, dicono sia una via di mezzo tra un fondotinta e una BB cream, a differenza delle altre basi di Make Up For Ever, che sono molto più pesanti, hanno questo effetto super wow HD da pelle perfetta. Questa qui è una via di mezzo, visto che io non amo molto le basi troppo 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 mascherone, mi è stato consigliato appunto questo, che devo dire lo sto utilizzando. Io ho preso il numero 07, devo dire la verità, il colore è giusto, però dopo un po' tende leggermente ad ossidarsi un po', forse avrei dovuto prendere lo 06, comunque vabbè. Però la base mi piace un sacco, è molto molto luminosa, è molto 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 leggera, questa cosa mi piace da morire, tra l'altro è quella che ho addosso oggi. La cosa che mi piace appunto è il fatto che sia molto leggera la consistenza e luminosa.
luminosa, ma comunque non lucida, quindi infatti comunque ha, parliamo sempre di un'altra definizione, infatti ultra HD, l'effetto è comunque pelle perfetta o comunque si spera, si cerca di rendere la pelle perfetta. Altro prodotto che ho preso, che volevo provare, è il correttore di Benefit, questo qui, il Boing. Io ho preso la versione Mini Taglia perché volevo, io ho dei problemi, diciamo meglio, conoscendo il mio contorno occhi, i correttori nel pottino in questo modo per le mie occhiaie sono molto secche, però mi era stato consigliato, mi avevano detto di provarlo perché è molto molto buono, al che ho detto vabbè, prendo, invece di spendere 40 euro, non ricordo neanche quanto, 30 euro per il formato grande, ho preso il formato piccolino che comunque costa 20 euro. Vabbè, vediamo se ho anche lo scontrino per capire un attimino. Ah sì, 17 euro per l'esattezza, la Mini Taglia. Comunque è questo qui, ma in realtà è un duo, perché oltre ad avere, che l'ho già utilizzato, lo sto già utilizzando, oltre ad avere il correttore, anche l'illuminante per l'arcata sopraccigliare, per il contorno, anche come base per l'ombretto, perché dico mascara? Il correttore mi sta piacendo, perché nonostante sia nel pottino, non è pesante, non mi va nelle pieghe e non mi appesantisce l'occhiaia, ha un effetto liftante, almeno fino ad ora mi sta piacendo da morire. Io ho preso la colorazione più scura perché volevo andare a coprire l'occhiaia scura per poi metterci sopra il mio correttore che sto utilizzando da un po' di mesi, che tra l'altro mi sa che me ne ho già parlato, ed è il correttore di Claren, è sparita anche la scritta, di Claren, che è questo qui, e quindi è più chiaro rispetto a questo, quindi io prima applico questo qui come base per coprire, per liftare, e poi ci metto questo qui come illuminante, che è fantastico, è meraviglioso, ce l'ho da tantissimi mesi, ce l'ho da quest'estate, forse giugno, ce l'ho ancora, nonostante sia piccolino, ma ci vuole davvero una puntina, perché ne esce tanto di prodotto, una puntina davvero, e copre tutto, e a me fa impazzire questo correttore, ed è questa accoppiata va benissimo. Temevo questo correttore, invece non mi sta deludendo, mi sta piacendo, quindi è promosso. Cos'altro ho preso da Sephora? Nient'altro, era tutto quello che ho preso. Poi ho altri prodotti che sto utilizzando in questo periodo, prodotti per capelli, sono questi due. Questo qui lo conoscete già perché io lo utilizzo, questo è il secondo utilizzo che faccio di questo prodotto, perché appunto quando arriva questo periodo, ottobre, novembre, i capelli cadono come se non ci fosse un domani, quindi in questo periodo io comunque devo ricorrere a metodi per cercare di farli mantenere in testa, di farli stare in testa attaccati, o comunque di farli crescere in fretta se dovessero cadere i miei. Questo prodotto è uno shampoo curativo della Davines, ed appunto l'obiettivo è quello di far ricrescere il capello in maniera più veloce. Infatti ha proprio un effetto, quando lo applicate questo shampoo, si ha un effetto di fresco immediato, proprio perché va ad attivare la circolazione in modo che i bulbi fuoriescano. È un prodotto che io sponsorizzo tantissimo, è molto molto buono. Io ho anche addirittura la lozione che c'era dall'anno scorso, ma devo terminare quest'anno, non l'ho ancora utilizzata adesso, ma devo iniziare ad utilizzarla. Quella va applicata come cura in realtà ogni giorno, quindi adesso mi sa che comincio, accoppiata a questo shampoo. E insomma, questo shampoo è molto molto buono, se avete problemi attuali di caduta, perché insomma il periodo è quello che è straconsigliato della Davines. Altro prodotto sempre di Davines per capelli è questa maschera. È una maschera molto 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 leggera, ci vuole pochissimo prodotto ed è ricca di oli, quindi va a nutrire molto molto bene le punte. Io che ho le punte molto secche va molto bene, e cioè lo trovo molto molto buono. La cosa che mi piace di questo prodotto è che non me le appesantisce, perché spesso le maschere vanno un po' ad appesantire soprattutto le lunghezze, invece lui non lo fa. Questa cosa mi piace perché nonostante sia molto ricco, perché ha molti oli, non è pesante, basta davvero una puntina piccolina piccolina per essere sufficiente, e devo dire che mi sto trovando molto bene. L'odore è molto buono, freschissimo, quindi promossi anche questi due prodotti. Che altro? I prodotti di cui vi avevo parlato già tempo fa. Ah, ecco di cosa volevo parlarvi. Devo solo trovarli.
devo solo capire dove sono. Altri due prodotti che ho acquistato sono queste matite di Essence che avevo già provato diverso tempo, cioè l'anno scorso, perché sono uscite l'anno scorso, queste qui nere con la parte sottostante colorata, e in particolare un colore che mi sta piacendo da morire è il numero 07 Thank You Baby Match, questo qui, ed è una specie di berry, di rosa abbastanza carico, rosa chiaro insomma, però è molto molto bello. Queste matite sono fantastiche perché sono praticamente dei rossetti veri e propri, non sono matite, perché non sono secche, perché sono abbastanza idratanti, molto molto buone. Anche un altro colore molto molto bello è il 4 Fucsia Bella, quindi strapromosse le matite di Essence, queste qui nere appunto con questo packaging così, sono meravigliose. Un altro prodotto che sto amando, che vi stra consiglio, è un prodotto di Diego Dalla Palma, il prodotto per sopracciglia. Innanzitutto ce l'ho da mesi e mesi, allora ce l'ho sicuramente da giugno, insomma da 5-6 mesi forse, 5-6 mesi non si vede nulla, il fondo non si vede, non si è seccato, e l'effetto che mi dà, fino ad ora nessun prodotto me l'ha mai dato, per sopracciglia me l'ha mai dato, anche se devo tornare da Sephora, a breve tornerò a Milano, devo provare i prodotti di Benefit delle sopracciglia. Ho visto la matita, quella tipo penna colorata che si usava a scuola, quella la voglio provare. Voglio provare anche il gel fissante, quei due li voglio provare perché ne stanno straparlando, tutti lo sponsorizzano quei prodotti, quindi voglio provare. Però fino ad ora il prodotto che mi sta dando più soddisfazione in assoluto per le sopracciglia, a cui io ci tengo da morire, voi lo sapete, è questo prodotto qui di Diego Dalla Palma, questo qui nel pottino. Il colore che uso, che utilizzo io, lo 03, lo ovviamente lo applico con il pennellino, che io trovo più semplice e più comodo rispetto alle matite, perché insomma va a disegnare più o meno pelo pelo invece di fare il disegno e colorare all'interno della sopracciglia, lo trovo più naturale rispetto alla matita, e quindi ve lo straconsiglio. Altro prodotto che sto utilizzando tantissimo, che mi sta piacendo un sacco, che spero finisca il più tardi possibile visto quanto l'ho pagato, è la cipria di Chanel. Questa qui è la Poudre Universelle Libre, e la quindi polvere universale libera, detto in italiano, e ce l'ho anche questa qui da tanti mesi. La polvere pare ci sia ancora parecchia, mi piace molto perché fissa molto bene ma non appesantisce, non crea quell'effetto di pelle aggrandita, anzi, ma allo stesso tempo illumina anche. Questa cosa mi piace, dona questo effetto di pelle fresca, e mi piace. Io ho la colorazione un po' più scura perché avendola presa d'estate, l'ho utilizzata spesso come base, cioè come fondotinta. Spesso mi è capitato di utilizzare solo lei e neanche il fondotinta, perché appunto essendo abbronzata volevo utilizzare una base, diciamo in polvere, e adesso la vedo leggermente troppo scura rispetto alla mia carnagione, infatti vado molto molto cauta, ne metto pochissima per andare a fissare il trucco, infatti la utilizzo come cipria, non come base, ma mi piace tantissimo, e costa tanto, costa 50 euro circa, però è una buona spesa per chi ci tiene ovviamente, andiamo oltre ogni tanto. E nulla, queste erano le cose di cui volevo parlarvi, spero di tornare presto, che Dio mi aiuti, e nulla, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!